Stella. Ciao Francesco. Ciao, buonasera a tutti. Allora, Francesco, per chi non lo sa, è un giocatore del Bari, perché no, sei ancora di proprietà del Bari, no, Francesco? In realtà no, però non ho avuto più un contratto con il Bari, però sono stato in passato Sì, allora con... Francesco è di un classe 2004, giusto? Adesso gioca nel Terracina, che è una squadra dell'eccellenza laziale, ed è stato per 3 anni, no, nelle giovanili del Bari, ha fatto l'Under 17 e poi 2 anni in primavera. Avremo modo di parlare adesso di questi 3 anni e un po' di quelle che sono le tue, appunto, i tuoi ricordi un po' di quest'anno, però noi principalmente puntiamo, no, a parlare delle storie di voi ragazzi, perché sappiamo che non è mai semplice diventare calciatori. Ti chiedo innanzitutto una domanda che può sembrare banale: qual è la difficoltà dal passare da un campionato giovanile come la Primavera, ma come l'Under, anche gli Under 17, al calcio dei grandi? Qual è la difficoltà che hai trovato e le differenze che hai trovato? Ambientarsi probabilmente con il gioco è un gioco completamente diverso, non è come le giovanili dove ti confronti alla fine con persone che sono pari età e magari l'unica esperienza che hanno avuto è qualche convocazione in prima squadra o altro, magari qualche rappresentativa, mentre adesso con i grandi giochi con persone che hanno realmente giocato il calcio che conta, cioè c'è qualcuno che comunque ha fatto la serie B, la serie C, che chiude la carriera in eccellenza. E Ho quindi visto dove adesso giochi con... con Carlini, che forse è più famoso. Sì, con Carlin, Curiale, Fioretti, comunque tutte persone che hanno fatto minimo la serie C. Minimo serie C, c'è anche Rosania che ha fatto la B con mi ricordo se col Perugia o con il Lanciano. Però Sì. comunque sono tutte persone, tutti giocatori che hanno fatto comunque campionati importanti, che hanno fatto carriera. E li posso trovare io come li possono trovare contro, con altre squadre. Quindi gli organici non sono fatti campati per aria, diciamo così, però sono pieni di risorse importanti proprio anche a livello di esperienze. È quella la grande differenza che trovi tra calcio giovanile e calcio dei grandi, ecco. Ecco, cioè, si parla di no, l'Under 23, ad esempio, no? Come ce l'ha la Juventus, che c'è chi la critica, chi invece pensa sia anche formativa, no? Perché la Juventus è una squadra che ultimamente, no, sta lanciando tanti giovani, ultimo Yıldız, che è un 2005. Voi ragazzi, come la vedete? Cioè, secondo voi vi servirebbe maggiormente una squadra, diciamo, che di questo tipo, che tra il professionismo, ecco, e forse il settore giovanile, dove poter magari giocare con meno pressioni, però già in un calcio professionistico? Ne servono poche, secondo me, qualche altra, forse altre due. E le suddividi magari nei vari gironi e metti a confronto giocatori magari under che valgono. Infatti le rose della Juventus Under 23 passate sono rose importanti comunque, come quella dell'Under 23 quest'anno che sta facendo molto bene. E io reputo molto 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 importanti queste squadre qui, infatti poi i risultati si vedono con la Juventus, che nonostante il sistema italiano venga criticato, comunque la Juve quest'anno negli anni passati ha fatto giocare giocatori giovani che stanno rendendo ora, i frutti si Ma vedono. voi che pensate, ad esempio, no, quando vedete un 2005 come Yıldız giocare titolare nella Juve? Cioè, Se merita, voi... merita. Non è, secondo me a quei livelli, se sei forte, giochi. Non ci sono favoritismi o meno.
ci può essere la spinta magari da qualcuno all'infuori della società, sì, però intanto come dà la possibilità a un Yildiz di giocare, poi ti fa vedere cose straordinarie. Quindi Sì, purtroppo. se appartiene alla Juventus, all'Atalanta, comunque tutte quelle squadre che hanno un passato come ottimo settore giovanile, c'è un motivo. Quindi io non mi sorprendo nel vedere qualcuno di giovane che esordisce, perché sicuramente ha qualità. Ecco, serve sicuramente il coraggio. Ultimamente, ecco, nel Bari penso che in pochi hanno esordito. L'unico è Lopes, tu lo conosci, Francesco, Sì, Francesco, conosco no? bene. Allora, no, io e Giovanni l'abbiamo detto più volte, no, Giovanni? Senza togliere nulla a nessuno, io credo personalmente che Francesco sia il calciatore che forse della vostra fascia d'età, no, 2004, 2005, 2006, sia forse quello che ha più, diciamo, prospettiva, che anche di a livello di mentalità. Una ragazza seria, una ragazza a posto. Ti chiedo, tu che lo conosci bene, È ecco. uno che è molto, molto ferrato sul calcio, diciamo così. Ci sarebbe qualcun altro che se mettesse la testa a posto potrebbe tranquillamente fare di più. Però Francesco è uno di quelli che è sempre stato con una determinata mentalità e adesso magari i frutti si vedono. Sempre stato rigorista. Io sto vedendo un attimo che lui fa molti gol su rigore. Se li segna vuol dire che li sa tirare. Quindi. Beh, per lui No, sarà già io fortunissimo. Francesco lo conosco bene, spero per lui che possa arrivare più lontano possibile. Gli auguro il meglio, come auguro il meglio a tutti i miei ex compagni. Con qualcuno ho ancora rapporti molto stretti, quindi. Ecco, voi vi sentite, no? Perché il tuo gruppo, parlo di quello che è chiuso l'anno scorso con la finale, ecco, playoff del Parma, no? Del Palermo, diciamo, un po' tutti siete finiti poi alla fine tra i grandi, perché penso a Sapri, no? Che sta a Barletta, Lambiase, Fioretti, Daddario, ecco, un po' tutti siete usciti, però resta dentro di voi comunque quel gruppo, vi tenete sempre in contatto, vi sentite, vi incoraggiate. Ah, con chi possiamo, sì. Io fino a quando stavo a Bari vedevo molto spesso Federico Fioretti, che lo conosco da parecchio tempo. E ci sentiamo quando c'è, ci facciamo la chiacchierata su come va, come non va. Stessa cosa con Davide Colangiuli, cioè io e Davide siamo molto amici, molto molto amici. Usciamo insieme, quando stavo a Bari ogni tanto usciamo insieme. Quindi con qualcuno è rimasto il rapporto molto molto stretto. Altri magari che hanno preso altre strade, stanno giocando un po' più lontano, io fino a un certo punto posso sentirli, poi ognuno prende le sue strade. Chiaramente quando ci vediamo, ci salutiamo, parliamo del più e del meno. Quindi comunque i rapporti sono buoni, non sono rapporti brutti che magari non ti saluti, siamo sempre comunque ragazzi genuini che hanno sempre voluto comunque dimostrare di poter fare qualcosa per la maglia, diciamo così. No, Giovanni, lui ha parlato di Davide Colangiuli, un altro che noi sempre abbiamo lodato, no? Senza voler togliere nulla a nessuno, però lui e Lopes, no? Sono secondo noi quelli più pronti, no? Sì, sicuramente. Noi quest'anno abbiamo seguito spesso dal vivo la primavera, quindi abbiamo avuto la possibilità di, diciamo, anche guardare come questi ragazzi crescessero durante il percorso partita dopo partita. E a tal proposito, mi interessa, è una domanda che voglio fare a Francesco, anche per comprendere poi come funziona il percorso di questi ragazzi. Tu ritieni, adesso tu che giochi con i grandi, hai detto che è un calcio totalmente diverso, ritieni da un punto di vista tuo personale che il percorso fatto in primavera ti abbia dato delle basi solide per poter arrivare pronto al calcio dei grandi, cioè al calcio con cui ti stai interfacciando adesso? O pensi
che non sia abbastanza, di essere un po' impreparato adesso che sia al tuo primo anno, immagino, tra i grandi, diciamo. Le basi te le danno, però secondo me non è un fatto di basi tecnico-tattiche, cioè secondo me come le vite dei grandi è tutta roba mentale, quindi non c'entra la... Puoi anche aver fatto il settore giovanile di una squadra che è stata appena promossa in Serie C, che è da lì che parte il professionismo, diciamo così, fai... Magari l'anno scorso c'era qualcuno nel settore giovanile della Jellison, che quest'anno poi è tornato in Novindì. Magari adesso si ritrova a fare la Serie D proprio con la Jelbison e magari gioca. Ma secondo me non è tanto un fatto di basi tecniche o tattiche. Sì, ci devono essere, però allo stesso tempo ci deve essere una grande, un grande lavoro mentale e una predisposizione==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 
attenzione al lavoro. Ecco, questo è. Cioè, devi essere molto forte mentalmente. E tu personalmente quanto, diciamo, ci hai investito sul calcio? Tu parallelamente hai anche un percorso di studi in atto oppure ti sei concentrato, focalizzato sul calcio? Fino a una settimana fa che stavo ancora a Bari, sì, cioè tuttora comunque studio, sto nell'università. E ora non la posso frequentare più per ovvi motivi. Però è una cosa, cioè quello è un fatto che secondo me dipende da persona a persona, perché magari uno poi decide no, io voglio fare il calciatore e H24 pensa soltanto al calcio. Siccome io ho avuto sempre una buona predisposizione allo studio, non mi è mai pesato, ho detto va bene, dai, comunque continuiamo con gli studi e sto continuando tuttora. Però è chiaro che qualcuno, se poi vuole prendere la strada del calcio e se ne va da casa per farlo, comunque rimane a casa, ma si mette con la testa che dice io voglio giocare a calcio, quindi dalla mattina alla sera pensa solo a quello, oddio, la mattina alla sera. Comunque pensa per la maggior parte del suo tempo al calcio, può farlo tranquillamente. L'importante è che poi ci metti tutto te stesso, non devi avere poi gli alibi o comunque i sei, ma se tu hai preso una determinata scelta, portala al termine, poi hai dato tutto e purtroppo magari non ti è andata bene, tu non hai nessun rimpianto, ci hai dato tutto. Se invece poi non ci metti sempre tutto, dici quell'impianto lì che ti può far star male, tra virgolette. Certo. Quanti amici hai fatto in questi anni, no? Che forse per mancanza un po' di testa, non tanto diciamo di intelligenza, perché tutti penso siate intelligenti, però proprio a livello di misurare le scelte in un determinato momento, hai visto che poi si sono alla fine persi nei vari anni di settore giovanile. Ti dirò, le scelte poi ognuno le prende, cioè magari c'è uno che dice io vado in una determinata squadra perché ha avuto la proposta, magari, e in un certo momento tutti dicono, oh, che bello, va bene, però poi è chiaro si deve interfacciare con la realtà. Ti parlo io dall'under 15 che ho fatto 2 anni a Verona, ti dico che parecchi ragazzi che giocavano con me a Verona si sono persi. Cioè, hanno giocato fino a magari l'ultimo anno di Under-17 e poi mi hanno detto no, basta, non voglio più giocare a calcio. Come capita ad alcuni, magari nel momento in cui tu non giochi, ti passano 1.000 pensieri per la testa e non sei più tranquillo, non sei più sereno. A Quindi magari Verona con Terracciano ho giocato. cosa? A Verona hai giocato con Terracciano. Giocato no, perché era un anno più grande, però ho fatto qualche allenamento con l'annata del 2003. Ha avuto, secondo me, una grande crescita nel momento in cui l'hanno interfacciato con la prima squadra. Quando magari lui si è reso conto che stava arrivando nel calcio dei grandi, le è arrivata proprio la scintilla in testa. Quindi, come vedi, è tutto un fattore mentale. Secondo me c'erano dei 2003 che probabilmente qualche anno fa erano più forti di lui e magari adesso si sono persi e lui adesso sta a Milan. È stato bravo lui ad essere forte, sempre a migliorarsi e a sfruttare tutte le occasioni che ha avuto. Infatti quando gioca con il Verona, quando ha giocato con il Verona ha fatto sempre ottime prestazioni, secondo me. Quindi
anche un altro ragazzo del 2003, ha visto ieri la partita di Padova-Mantova, Bragantini, che è entrato nel secondo tempo a un quarto d'ora dalla fine, mi sa, è entrato e ha segnato. Ha sfruttato bene quel poco tempo che ha avuto e... Chiedo, voi dentro il Bari, ecco, avvertite la sensazione, no, che dalla primavera, no, potete poi arrivare in prima squadra, oppure le vedete come due realtà separate, ecco, come se non, alla fine non ci fosse quel filo, no, che lega, come dovrebbe essere in qualsiasi società, come hai detto ad esempio il Verona, no, una prima squadra al settore giovanile? Senti, io faccio l'esempio di Ciucu. Ciucu con noi ha fatto bene e quest'anno l'hanno portato in prima squadra, sta sempre con la prima squadra. La stessa cosa avrebbero potuta fare, diciamo, magari... Che poi lui è tornato però in primavera, perché poi... Sì, sì, ma ora non so le dinamiche. Però comunque, per esempio, lui quando è entrato a Pisa gli è capitata una palla sporca, ha messo il piede, gol. È stato bravo a sfruttare l'occasione. L'avrebbe potuto fare con qualsiasi altro membro della primavera dell'anno scorso, secondo me. Però c'è chi magari è andato più spesso in prima squadra, ti parlo anche di Lopes, lo stesso Lopes, che poi ha fatto il precampionato con il Bari. Ci sono delle scelte che fa la società e noi ragazzi giustamente dobbiamo rispettare. Chiaramente noi che stiamo all'interno vediamo determinate cose, chi sta all'esterno ne vede altre. Però così tanto legame non c'è, secondo me. Però quindi non c'è tutto questo legame, diciamo così, tra prima squadra e primavera. Guarda, Francesco, ho visto che hai parlato di Padova-Mantova, quindi immagino tu sia anche un appassionato di calcio. Tu correggimi se sbaglio, sei un terzino di ruolo, giusto? Sì, terzino centrale, dipende dalle esigenze, cioè io mi adatto. Guardando un po', non so se tu hai dei modelli a cui ti ispiri, giocatori, non più che da un punto di vista caratteriale, proprio da un punto di vista delle tue caratteristiche, a cui ti ispiri, cioè diciamo un profilo che un po' incarna le tue caratteristiche, non so quali siano adesso, però in generale a cui tu ti ispiri, se c'è. A me piace tantissimo Darmian, per il semplice fatto che è uno che non ha mai visto nessuno e adesso è arrivato a una determinata alta, diciamo, per giocare a calcio, quanto c'ha? Cioè, 33, 34 sì, anni. Sì, lascia stare l'ultimo episodio con il Verona, perché quello è un episodio che capita a tutti. Però se io guardo l'annata scorsa e tutta la girone d'andata di quest'anno, è stato sempre un giocatore che ha dato solidità e stabilità al reparto difensivo e quando doveva essere chiamato in causa per attaccare ha sempre dato una mano. Darmian sicuramente è un po', vabbè, chiaramente l'idolo è sicuramente Paolo Maldini, perché è il migliore, secondo me, che ha interpretato sia il ruolo di terzino sinistro che il ruolo di centrale quando giocava nel Milan. Vabbè, erano fortissimi quelli dietro, certo. Però comunque una figura come lui non si vedrà più, secondo me, per un bel po', nonostante... Diciamo questo... Scusa un attimo, dicevo, purtroppo a Bari come a Napoli non si punta sullo sviluppo del settore giovanile. Penso sia fattuale. Beh, allora, chiediamolo al diretto protagonista. Tu come la pensi? Cioè, tu credi che alla fine se facessero qualche investimento in più sul settore giovanile, ti parlo anche di una struttura solo per noi, come quando c'era i tempi di Matarrese. Certo. Sarebbe una cosa totalmente diversa, perché là... Secondo me fai capire anche ai ragazzi che sono in un ambiente dove comunque sono privilegiati, sì, ma dove non possono sbagliare. Nel senso che magari, per dirti, se giocando in campi vari, tu vedi determinate realtà come magari possono essere le scuole calcio, che magari non sono all'altezza del settore giovanile. Cioè, deve essere la differenza tra il settore giovanile di una squadra professionistica e la scuola calcio.
e magari i ragazzi vengono anche condizionati da questo. Mentre se si ha una struttura propria, si sta nella propria cerchia, si può inculcare una mentalità completamente diversa ai ragazzi. Certo. E anche il fatto di avere i famosi privilegi. È lì poi che vedi chi può fare il giocatore e chi meno. Perché chi è forte mentalmente è forte anche nel campo, poi queste agevolazioni le utilizza a suo favore. E poi chi è magari meno intelligente da questo punto di vista va a fare quelle che sono una carriera relativamente mediocre, diciamo così. Quindi una struttura per il settore giovanile secondo me ci vorrebbe, ma proprio alla base. Infatti a Verona c'era comunque una piccola, seppur piccola, c'era una struttura. E lì però intanto avevi i tuoi spazi, potevi fare magari del lavoro preventivo che può servire a tutti i giovani prima di fare un allenamento, prima di fare una partita. Infatti adesso una cosa che mi è stata proprio insegnata nell'ultimo periodo, ma anche grazie a un piccolo problema che ho avuto l'anno scorso, che il lavoro preventivo prima dell'allenamento è fondamentale. Infatti ogni volta prima di allenarmi arrivo per via di passaggio e tutto, riesco ad arrivare anche un'ora e mezza prima al campo. Quindi io mi metto lì, faccio i miei lavori di prevenzione e tutto. Cioè, dal lavoro che prende tutto il corpo alla prevenzione per la parte inferiore, al rinforzo per la parte superiore. E soprattutto a Molfetta c'era qualcuno che ci ha preso proprio per l'orecchio, a noi giovani, ci ha detto: guardate che è molto importante come cosa, fatelo. E questa cosa penso che per ora me la porterò sempre, sempre dietro perché fa tantissimo, fa tantissimo. Certo. Veniamo un po', no, ai tuoi anni a Bari. Tu purtroppo diciamo, hai perso due finali. No, no, con la Paganese non era finale playoff, Era la era semifinale. semifinale. Col Palermo era finale. Tu ricordi, hai giocato anche la finale di ritorno, Sì. no? Cioè, voglio dire, a prescindere, no, che siano comunque campioni giovanili, però poi, cioè, si sente la competizione, no? Dentro di voi. Secondo me dall'under 15 inizia a capire che si inizia a fare un po' sul serio, perché c'è una classifica, c'è un campionato, c'hai comunque degli obiettivi. Ad esempio a Verona non siamo riusciti ad arrivare ai playoff per un punto in under 15. Poi abbiamo visto la prima squadra quell'anno salì in Serie A, fece i playoff, a fine playoff con la Cittadella, che perse lì in trasferta, poi in casa di Montò, cioè comunque fu molto bello, fu molto coinvolgente. Lì capì che, diciamo, è veramente importante il risultato a volte, più della prestazione. E questa cosa qua abbiamo capita soprattutto negli ultimi due, io l'ho capita negli ultimi 2 anni, dove magari anche quando non giocavi bene, facevi 3 punti, e dove magari poi giocavi e non arrivava il risultato, con una classifica dove magari c'è chi andava su direttamente, chi doveva fare i playoff anche con delle retrocessioni. Chiaramente è chiaro che comunque stando in una squadra blasonata come il Bari, dovevi comunque l'obiettivo era quello di salire sempre. Primo anno non ci siamo riusciti per determinati motivi. Secondo anno, secondo me, siamo arrivati in fondo, abbiamo fatto tutto e poi se meritavamo qualche cosa in più, secondo me. Viste tutto il percorso che abbiamo fatto e l'organico che avevamo. Quindi purtroppo ci sono stati degli episodi e non è andata bene. Poi chiaramente sono stati ripescati e adesso stanno facendo un campionato bello, perché la Primavera 2 è bella, viaggi, ti fai le trasferte, giochi con squadre importanti. È un bel campionato, senza dubbio. Giovanni. Tu personalmente ritieni che poi questa sconfitta e poi diciamo il conte allontanamento da Bari ti abbiano formato in positivo? Cioè, tu parlavi proprio prima di approccio mentale.
tu pensi che queste delusioni, che immagino poi siano entrambe delle delusioni, sia quella sportiva che poi quella anche di dover abbandonare la tua città, non so se la tua squadra del cuore, adesso non so, ti hanno comunque dato forza, più che consapevolezza, desiderio ancor più di emergere? Guarda, la sconfitta l'ho sentita ancora di più perché l'ho giocata, cioè, ti ripeto, l'anno scorso ebbi un problema perché mi feci male e stetti fuori praticamente per metà campionato, quindi per me qualsiasi opportunità era un motivo in più per fare bene. La finale l'ho giocata tutta per la diffida di Domenico d'Achille, e mi sono ritrovato comunque a giocare una partita importante. L'atmosfera poi era bella lì perché c'erano i tifosi loro. Sinceramente, quando vedo i tifosi ospiti che cantano, a me viene voglia soltanto di giocare e di dimostrare. Di squadra facciamo tutti quanti una bella partita, non c'è stato un peggiore in campo o un migliore in campo. Secondo me, purtroppo, ci sono stati gli episodi. Il fatto di dover andare, diciamo che era un po', lo sapevo, perché comunque... Eri anche fuori quota, no? No, vabbè, ma a parte, comunque l'anno scorso ce l'avevamo i fuori quota, perché poi scesi anche a metà, Matteo. Sì. Qualche partita e, comunque sì, lo sapevo, però io con la società ho parlato, loro mi hanno detto non ti preoccupare perché comunque ti possiamo aiutare attraverso i contatti, come hanno aiutato tanti altri, quindi ero relativamente tranquillo, però sapevo che comunque avrei finito per ora di giocare per il Bari. Quindi per te, da un certo punto di vista, mi soffermo su questo per ora, è anche, diciamo, un obiettivo in futuro. Cioè ti poni come obiettivo quello magari di, dopo un percorso, di... Ma sinceramente, se ti devo dire la verità, io l'ambizione è quella di arrivare in Premier, se proprio devo dire la verità. L'ambizione è la Premier League, perché è il campionato migliore del mondo, quindi... Ma è migliore perché è più bello, non perché magari anche le squadre minori lottano fino alla fine, non importa niente del risultato, perché io vedo gente che magari su 4-0 continua a correre, la gente incita, è una visione del calcio completamente diversa. È un fattore culturale, sì. Sì, però ti dirò, chiaramente, se dovesse arrivare la chiamata... Diciamo che sarei più propenso al sì che al no, però chiaramente dovrei vedere un attimo la situazione. Certo, certo. Ora come ora, cioè è molto, cioè ora adesso non ti so dire perché ora come ora non penso arriverà una chiamata. Magari tra qualche anno potrebbe anche arrivare, se faccio bene. Tutto dipende da me, non dipende sicuramente dalla società, dipende dal giocatore. Perché poi certo. Penso che Pulito sia uno che... qualcosina ne capisca di pallone, perché l'anno scorso ha fatto una squadra molto forte. Quest'anno magari non ha azzeccato qualche scelta e si può magari vedere in campo, però è una persona competente. Quindi mi ricordo che l'anno scorso venne a farci un discorso prima di partire a Palermo, ben, e disse ragazzi dovete andare là perché dovete dimostrare che siete più forti. E lo fece con poche parole, ma che arrivarono nella testa di tutti. È sempre stato uno che nonostante tutto, come tutta la società, ci teneva, nonostante magari non c'è quell'investimento monetario verso magari una struttura propria, però comunque dal punto di vista mentale ci sollecitavano molto, e questa cosa qua ci ha fatto bene a tutti, penso. Certo, comunque certo. Ripeto, è una persona competente, non è l'ultimo arrivato. Se no non avrebbe fatto la squadra che ha fatto l'anno scorso. Certo. Dei tuoi anni, diciamo, ti senti, senza voler sminuire, ripeto, i tuoi compagni, però se volessi indicare un giocatore, un tuo ex compagno che secondo te
l'hai visto proprio pronto, proprio col che ti aspetti da lui, ecco, una buona carriera. Abbiamo parlato prima di Lopes, di Colangiulio, avevi anche il nome di D'Achille, come l'hai fatto tu prima, no? Perché lui è un 2005, però giocava l'anno scorso sotto età ed era titolare, no? Io ti faccio il nome di Daddario, perché Nicola, a cui voglio molto bene tuttora, Aggravita. Nicola è uno che secondo me per la tranquillità che trasmetteva la squadra, quando davamo pallone a lui sapeva già che cosa fare. Dava tranquillità e con i grandi tutte le volte che siamo andati insieme si integrava bene con il gruppo e comunque in Serie C ha fatto qualche panchina. Secondo me meritava anche l'esordio, però non è arrivato per X motivi. Mi dispiace per lui più che altro, perché, ripeto, è quello più pronto, secondo me. Ora non so come stia andando, mi sa che sta gravina adesso, Sì. non mi ricordo. Non so come stia andando, però io penso che sia uno di quelli che è più pronto per stare con i grandi di qualcun altro. Però comunque, insieme a lui, sicuramente quelli che abbiamo citato prima, Lopes e Colangiulio. Quindi, perché li vedo, li ho visti, ci ho giocato 3 anni insieme, con Davide 2, con Lopes 3, quindi secondo me sono quelli un po' più pronti di altri per arrivare tra i grandi. Anche Simone Lambiase. Cioè, non l'ho nominato prima, però Simone è forte. Simone che è a Prato, credo, e credo doveva trasferirsi a Campobasso. E, va bene, penso che ci siamo detti tutto, no? Ultima cosa, la cosa più naturale, non ricordo che hai, cioè, se tu dovessi pensare, chiudere gli occhi e pensare, no, ai quei 2 anni, quei 3 anni, anzi, qual è il primo ricordo che ti viene in mente? Sicuramente la prima partita che feci con la Primavera, con Dudu, quando Dudu passò in Primavera, io stavo in Under-17, che poi con Under-17 venne la nera. Nonostante non fosse un esordio bellissimo, perché fui espulso praticamente alla fine del primo tempo, perché feci fallo d'ultimo uomo. Vabbè, poi lasciamo stare, però vabbè. È il primo ricordo bello che ho in mente perché fu la prima volta che giocavo per la Primavera del Bari. In realtà, come ricordo più bello, sicuramente c'ho la partita con il Gubbio che ho fatto l'anno scorso e la partita con il Palermo di 2 anni fa, che Palermo era primissimo, poi venne rimontato dal Monopoli. E giocammo veramente una bella partita lì contro una squadra che tutti dicevano erano fortissimi, quando poi siamo riusciti anche a metterli sotto, magari meritavamo un po' di più, però poi il campo ha deciso così a me. Va bene, Francesco, è stato per noi un piacere averti qui. Comunque noi ti seguiamo insieme a tutti voi. Ecco, beh, sembra bello, no? Penso anche per voi che non si parli solo di Bari, ma anche di voi, perché c'è anche un settore giovanile che bisogna coltivare. Grazie a voi per avermi ospitato. Alla prossima, ciao Quando Francesco, grazie. volete, ci sentiamo. Ciao Francesco, Grazie. buona fortuna. Ciao a tutti.